L'artista che abbiamo presentato e portato qui a Mia si chiama Gail Chong Kwan, è un artista inglese di origine ovviamente asiatica, è nata nel 73 a Edimburgo e vive e lavora a Londra. Il progetto in questione si chiama The Obsidian Isle, è stato presentato a Biennale Venezia quest'estate, l'estate passata, ed è composto in realtà da 10 grandi fotografie, di cui qua abbiamo un estratto di 4, e altri ovali, formati più piccoli, e delle stampe tattili, quindi leggibili da non vedenti. È un progetto che parte dai canti di Ossian, un poeta del III secolo non vedente, a cui si attribuiscono poi le teorie di paesaggio, soprattutto scozzese, riprese poi dopo, successivamente, da il romanticismo, da Sturm und Drang, da Goethe e via dicendo. In questo caso l'artista utilizza come tecnica la cosiddetta messa in scena fotografica, quindi sono diciamo dei teatrini che lei ricostruisce, dei set, utilizzando vari materiali e supporti. Quindi molti sono, qua ne vediamo, di rifiuti di cibo che vanno poi a integrarsi con tutto il resto, creando dei vari fondi e profondità. Le immagini che sono sullo sfondo sono fotografie proiettate o video proiettati, quindi alla fine si ha un unico scatto senza interventi di post-produzione di computer. In questo caso sono appunto grandi formati di 173 cm di altezza, tirati a 3 esemplari. L'idea è quella di ricreare un'isola immaginaria in cui andiamo a scovare dei luoghi che in realtà sono esistiti in Scozia, ma il principio poi è esportabile in tutto il mondo. Sono luoghi che lei ha preso in esame, distruggendoli, ricostruendoli per fare un esame su quello che è poi il passare attraverso il tempo e attraverso le popolazioni, il percorso che le popolazioni fanno. Di conseguenza si ricrea una società nel tempo sempre più ampia, sempre più modificata e variabile, come quello che stiamo vedendo in questi giorni, in questo periodo. È chiaro anche un richiamo poi a una questione appunto romantica, ma di crisi, di costruzione sulla distruzione, quindi anche un lavoro sulla memoria attraverso l'isola come luogo della mente, luogo che è difficilmente collocabile in uno spazio ben preciso, ma più in un ricordo, in un qualcosa che noi cerchiamo di recuperare. In alcuni casi dobbiamo addirittura dimenticare, proprio per trovare la verità, no? del passaggio successivo. E questo è un'ultima serie di lavori, dopo altri precedenti, per fortuna, che ci sono stati, in cui lei ha sempre utilizzato questa messa in scena, appunto riutilizzando vari tipi di cose. Un lavoro precedente molto interessante era composto da resti di cibo che lei ha trovato per le strade di Parigi durante una residenza artistica, e ha ricostruito una Parigi abbandonata, bombardata e fatto di scarti. E quindi possiamo vedere una Torre Eiffel fatta di bucce d'arancia ricucita in mezzo alle macerie, come fosse stata Londra bombardata, Parigi no. Quindi chiaramente lei è di origine di origine inglese, di conseguenza ripercorre la sua storia. Attraverso la storia personale poi e del luogo ci si può allargare, rivedere se stessi, rivedere i propri luoghi, le proprie memorie, i propri motivi di esistere, insomma.